Eccoci qua, Luca Pappalardo, tutor progetto Sfera. Oggi siamo qua con Dennis Muscas, giusto Dennis? Sì, e mi Ok. Allora, confermi, precisiamo. Dennis, presentati un po', dici un po' chi sei, da dove vieni, che mestiere fai, dimmi un po'. Allora, io sono Dennis, vengo da Torino, sono nel progetto Sfera attualmente, da un mese e mezzo andiamo verso i 2, ma ai tempi ero già entrato ai tempi di Gore, quindi ancora prima della Sfera e di tutto, quindi proprio il cliente, sono seguito da Filippo, da paio d'anni, poi per motivi abbiamo dovuto interrompere, che non andiamo a spiegare nel dettaglio, però come lavoro abbiamo massoterapeuta, che mi sto formando e pratico sempre nello stesso tempo, e siamo qua per rimetterci in forma perché ne avevo veramente bisogno, avevo raggiunto veramente ormai un livello pietoso, però Ok, le cose stanno andando molto bene. quindi diciamo cosa ti ha motivato a farti seguire appunto dal progetto Sfera? Ma semplicemente i risultati che avevo già ottenuto in passato, conoscendo sia i metodi, i risultati che si ottengono, ho detto perché mi devo andare a buttare in percorsi che tanto non so dove mi portano quando già qualcosa di già collaudato su me stesso. Ok, perché infatti ricordiamo che tu hai già fatto un percorso con noi, ok? Quindi credo Sì, un sì, anno, sì. un anno e mezzo fa, poi per varie tue vicissitudini personali hai dovuto Esatto. interrompere il percorso e poi appunto hai rincominciato quello che è appunto il nostro percorso con un nome nuovo, alla fine non è cambiato assolutamente nulla. E prima di entrare No, in realtà è appunto. cambiato moltissimo. In realtà è cambiato moltissimo dei tempi di No, dico Gore. a livello proprio di nome, cioè è cambiato solo il nome per quanto riguarda Vabbè, quello prima sì, era quello sì, su Gore. quello sì. Ora ovviamente ci siamo un po' più ampliati, siamo un po' più tutor, abbiamo molte più persone e comunque perché abbiamo un'idea di fitness totalmente diversa da tutto quello che c'è là fuori, penso che appunto tu stesso l'avrai Esatto, visto. E sì. cosa pensavi prima della prima volta, prima quando sei entrato quindi la prima volta, cosa pensavi? Proprio prima di entrare all'interno del percorso. Mi fai tornare indietro tanto. Allora, no, la prima volta in realtà sono andato abbastanza fiducioso, nel senso io mi ricordo che avevo mandato ai tempi un messaggio su Instagram, addirittura non c'era manco il numero verde ai tempi. Messaggio su Instagram a Filippo dopo una diretta e lui tipo in tempo mezz'ora mi aveva lasciato il numero di telefono e si era fatto chiamare e poi mi ha richiamato lui, nel senso si è segnato il numero, mi ha richiamato lui, siamo stati al telefono tipo un'ora. E poi siamo partiti, ma già lì ero abbastanza fiducioso, comunque da subito, cioè manco il tempo di contattarlo, ero già dentro. Quindi Ok. Quindi cosa diciamo ti ha spinto a dopo questo periodo, diciamo, di down, quindi questo periodo che non hai intrapreso quello che è un percorso con noi, cosa ti ha spinto a ritornare di quello che è il progetto Sfera e magari non affidandoti a guru, false persone che ci sono là fuori? Cioè, qual è il valore aggiunto che secondo te dà quello che è il progetto Sfera? sicuramente la cura della persona, nel senso non siamo dei portafogli, non siamo uno qualunque, ognuno è sé. Nel senso io sono Dennis, tu sei Luca, c'è la ragazza, il ragazzo, ognuno è se stesso. Quindi ognuno c'ha le sue esigenze, ognuno c'ha le sue cose e cercate di venire incontro a chiunque, Ok. seguendo quello che è realmente la persona. Ok, quindi ho capito quello che dici tu. Nel senso, tu hai avuto anche qualche esperienza con altri vari personal trainer o magari stessi amici, conoscenti che hanno avuto esperienze di online coaching o comunque vari personal trainer, dietologi, nutrizionisti, robe varie. No, sinceramente no, se non un po' più piccolino, in palestra sono sempre stato seguito, tra virgolette, da il capo palestra, proprio il proprietario, ma lui non è che faceva proprio personal trainer, cioè ti spiegava cosa, ogni attrezzo ti spiegava come funzionava, E a poi cosa serviva. fondamentalmente ti lasciava lì. Quindi ti lasciava lì un Sì, nel po', diciamo, a senso, cioè, se maturare. uno voleva glielo chiedeva, cioè, si metteva là con te, lui prettamente si metteva là, ti spiegava cosa serviva ogni vario macchinario e boh, basta.
Ok. Quindi diciamo che quello che dici tu, che all'interno del progetto Sfera hai trovato quello che è un modo totalmente diverso di fare online coaching, di fare comunque un percorso rispetto a tutto quello che c'è là fuori. Quindi Sì, fondamentalmente. la fondamentale differenza è che voi, in questo caso tu, ma ai tempi avevo Cristian, quindi comunque ne ho provati un po', che anche nel quotidiano ci venite incontro, cioè non è solo una cosa di come faccio la panca piana, guardate un video su YouTube, però nel senso se ho problema quel giorno non mi sento scarico, mi arriva la chiamata, mi arriva il messaggio, vai tranquillo, non ti preoccupare come è già successo a te. E mi vai comunque a rimettere sulla retta via. Ok. Quindi chiaramente quello che dici tu è che la differenza tra quello che magari trovi qua dentro e quello che c'è fuori, anche magari in un semplice capopalestra, è fondamentalmente il tipo di supporto che ricevi al tuo fianco costantemente, giorno per giorno, giusto? Esatto, Ok. esattamente quello. Ok, perché molte persone alla fine pensano che entrando si ritrovano la classica alimentazione, il classico allenamento, ok? E fondamentalmente sono estranei a quello che succede veramente all'interno del percorso e come appunto tu stesso hai detto, la peculiarità è quel fatto del avere un qualcuno specialmente che ti sproni fondamentalmente a dare di più, anche perché a dare quell'alimentazione, quell'allenamento fondamentalmente sono bravi tutti, o no? Esatto, fondamentalmente sì. Ok, secondo Anche perché te poi la se. questione, proprio come ti dicevo, come è successo con noi all'inizio, magari sulla scheda c'è corsa sul tappeto e poi io ti ho mandato il famoso video col cane che tra l'altro è là, che dorme, che ti ho detto, ma se io mi faccio la camminata perché sono in mezzo al verde, va bene uguale? Sì, quindi anche l'alternativa è comunque un aiuto, perché se io magari mentalmente o per motivi miei non riesco a fare la corsa, non voglio fare la corsa, ma c'è la soluzione, c'è l'alternativa. Con altri personal trainer questo non avviene. Se, ah no, io ti ho dato qui, rispettarlo il più scrupolosamente possibile. Grazie al piffero. Però, cioè magari per un problema non posso fare la pressa, esempio. Però se tu mi dici, ma io la pressa te l'ho messa, cambiamela. Se non la posso fare, ci sarà un motivo, no? Questo con molti non avviene. Ok, quindi se diciamo dovessi dare quello che è un valore aggiunto a quello che è il nostro percorso rispetto a tutto quello che fondamentalmente si trova là fuori, qual è il primo valore aggiunto che ti direbbe di dire sì, questo è un valore aggiunto del progetto Sfera rispetto a tutto quello che c'è là fuori. Come ti dicevo, sono le esigenze di ognuno di noi, perché ognuno ha esigenze diverse, tempistiche diverse e metodi di ragionare diversi. E voi andate proprio incontro a quello, cioè voi andate proprio ad avviare quello che è il problema principale, ovvero la testa. Perché l'allenamento, sì, io mi posso mettere anche 8 kg su una panca, ma se non ci sono con la testa, non vado da nessuna parte. Quindi aggirare il problema testa è una cosa molto importante, è un valore molto. Per me è molto importante come valore aggiunto. La testa di ognuno di noi. Ok, quindi chiaramente quello che dici tu è va bene avere quell'alimentazione, quell'allenamento che mi faccia massimizzare sì, quali sono i risultati, però se non ho un qualcuno che fondamentalmente anche nel piccolo momento del bisogno che possa andare a sostituire qual è una fonte proteica piuttosto che un carboidrato, piuttosto che un grasso o un semplice esercizio, tu dici questo è un valore aggiunto del fatto che quella persona fondamentalmente là fuori non esiste. Quindi avere quel tipo di Esatto. persona che ovviamente in base anche a quelle che sono le tue necessità ti sproni ad andare avanti, semplicemente per il fatto che fondamentalmente tutti sì sono bravi a dare quella che è la giusta programmazione, però io posso avere la miglior Ferrari del mondo, ma se non la so guidare vado a schiantarmi anche con una semplice 500. Ah, ok. E fammi capire, Dennis, cosa diresti a tutte quelle persone là fuori che magari sono un attimo indecise, o stanno titubando, stanno procrastinando in quello che è entrare nel nostro percorso o semplicemente stanno decidendo, stanno facendo delle comparazioni? Cosa diresti?
Allora, la prima cosa che direi è che sempre meglio farlo subito che farlo più tardi, perché poi quando inizierete arriverà il punto che vi direte sistematicamente, perché ci sono passato anch'io, ma sistematicamente, perché non ho iniziato prima? Perché il vostro metodo di lavoro, il vostro metodo di preparazione permette proprio di massimizzare i risultati, in primis, ma soprattutto di iniziare a vederli presto rispetto ad altri personal trainer, rispetto ad altri percorsi, dove comunque ti dicono, ah sì, noi iniziamo, ma inizierai a vedere qualcosa dopo 3 mesi. Tu l'hai visto con me in prima persona, io dopo un mese sono già cambiato dalla A alla B, ma io tanto voglio arrivare a C, poi voglio arrivare a D, perché so come sono fatto. Quindi la cosa più importante è prendere la decisione di affidarsi a qualcuno. Bisogna avere un po' la mentalità del soldato. Quindi nel momento in cui si entra, però, bisogna anche arrivare al patto che bisogna affidarsi completamente al professionista che ci verrà assegnato. Perché se iniziamo ad andare in contrasto con no, ma io sto così, ma io preferisco così, bisogna cancellare tutto, perché metà delle cose che fino adesso abbiamo sentito sono cavolate, e affidarci a chi abbiamo di fronte. E solo così si otterrà il massimo del risultato, affidandoci completamente a chi abbiamo dall'altra parte. Assolutamente, assolutamente. Ora, un preambolo generale così, ora qual è il tuo obiettivo, Dennis? Proprio in speech? Il mio obiettivo è stare bene con me stesso, quindi guardarmi e dire ora sto bene. Poi tutto il resto verrà da sé, verrà in automatico. Però il punto principale è dire io sto bene. E nella programmazione Tutto che senza fermarmi. Ti è stata appunto data, Dennis, ti privi di carboidrati? No, io ho la pasta integrale, il panino la sera, quello integrale, che tra l'altro per me non è un problema perché ho sempre mangiato integrale. Ce n'è. Adesso non mi ricordo tutta la dieta a memoria, ma c'è. Quindi fondamentalmente sfatiamo un altro mito dei carboidrati, non bisogna mangiarli, sfatiamo un altro mito dei carboidrati alla sera, non vanno bene, perché come avete visto qua abbiamo una testimonianza reale in diretta di una persona che fondamentalmente con un obiettivo che è quello della perdita di peso, al di là di quello star bene con se stesso, ok? Non arriva a fare diete da fame e mangia soprattutto i carboidrati alla sera, giusto? Sì, non ne mangio tantissima per scelta mia, però nel senso sì, nel senso magari il panino non sempre, perché a volte arrivo già stanco e già tanto se riesco a mangiare effettivamente qualcosa. Però bisogna, quando tutti sono là con la mela al mattino, io ho il pancake, quindi. Assolutamente. Guarda, ti dico che molti miei studenti addirittura mi dicono: Luca, non ce la faccio a mangiare così tanto. Studenti che devono magari perdere peso, fare una ricomposizione corporea, dicono: ma siamo sicuri che mangiando così tanto io riesca ad arrivare a perdere peso? Sono le stesse persone che poi dopo un mese ti dicono: Luca, ho perso 5 kg. Stai seguendo tutta la lettera? Certo, anzi mi fa strano che mangiando di più sto continuando a perdere peso, ma com'è possibile? Io quel problema non ce l'ho avuto subito, perché allora lo dico coi termini sbagliati, poi tu lo traduci. Quando diciamo lo stomaco si era rimpicciolito, mettiamola così, all'inizio mangiavo, anzi avevo ancora fame all'inizio. Dopo un paio di settimane che quindi mi sono abituato all'alimentazione nuova, diciamo che mangiare l'ultima foglia di insalata o mangiare il pesce o mangiare la carne è diventato un attimo. Ci arrivo, è diventato un attimo automatico, Assolutamente. però sì, nel senso, dopo un Però po' diventi proprio sazio, che tra l'altro nonostante tutto, comunque in un è bene. Tra mese l'altro è bene. hai avuto dei risultati molto molto ragguardevoli. Sì. Sì, su quello ringrazio Madre Natura. Oltre ai risultati e il tutto, ringrazio anche un minimo. Le mie Va origini bene, isolane, quindi aiutano. Va bene, Dennis, hai qualcos'altro da aggiungere? Qualche consiglio che vuoi dare a quelle persone là No. fuori? No, il consiglio, come ho già detto, è di affidarvi esclusivamente a chi, cioè fidatevi di chi avete di fronte. Comunque state
diciamolo proprio in termini spicci, state pagando un professionista. Quindi non è l'amico che vi dice vabbè, come va, va. Comunque le persone che avete davanti sono pagate in quel momento. E che voi abbiate dei risultati importa più a loro che a noi. Perché loro, giustamente, noi siamo la loro pubblicità. Quindi che noi abbiamo risultati, che noi siamo soddisfatti, importa più a loro che a noi stessi. Assolutamente. Questo è il consiglio che posso dare. Assolutamente. Va bene, Dennis, io ti ringrazio e saluto tutti voi, ok? E niente, ci vediamo all'interno del gruppo chiuso, ok? Perfetto. Ciao, Dennis.